Salve gente, sono Larus, eccovi qui su Europa Universalis 4 con i nostri inglesi. Nell'ultima puntata ho fatto delle cose che in questa puntata non ci sono. Perché? Per un semplice motivo, ho avuto problemi di salvataggio. Perché non mi ha salvato il gioco. Cioè, non mi ha salvato il gioco. Probabilmente mi sono dimenticato di salvare. Però, ho tentato di riproporre più o meno le stesse cose. Ho fatto la conquista dell'Inghilterra. Però invece dell'Inghilterra, della Scozia gerusalemmese, non so come chiamarla. E ho preso solo Lothian invece di anche Ayrshire, solo una provincia. Perché oltretutto ne hanno approfittato gli aquitani a invadermi. È una mossa secondo me molto stupida. I francesi non li hanno seguiti, assolutamente no. Probabilmente perché erano già in guerra con gli aragonesi e poi i Bejaidi e il sultanato Rum. Vi immagino più o meno per questo. Più che altro, adesso mi sono anche messo un po' a colonizzare. A proposito, devo mandare un colono qui. Ed è successa una cosa abbastanza particolare. Con le nuove patch che hanno fatto, oppure c'era sempre, c'era una patch che, una decisione chiamata converti la cultura primaria. Praticamente è un evento che ti può venire se hai più province di una cultura diversa alla tua primaria. Praticamente tu, e oltretutto anche se la tua capitale non è di quella cultura primaria, tu puoi toglierti la stabilità, cioè andare fino a meno 3, e prendere come cultura primaria quella che era più presente, in questo caso l'inglese. Quindi sì, ho cultura primaria inglese, e quindi sì, adesso posso formare la Gran Bretagna. Sono contentissimo, perché era un po' brutto non poter formare la Gran Bretagna, adesso posso, però prima devo conquistare ovviamente tutto quanto. Quanto devo avere? Devo avere Aberdeen. E devo avere anche un core. Devo avere solo più Aberdeen e avere un core su Lothian. Poi dopo posso mettermi lì a fare quello che voglio. Ora, con la guerra contro gli aquitani che mi hanno invaso per prendersi Poitiers, quello che voglio fare è ridimensionare la loro forza. Togliere qualsiasi alleanza con la Francia, che la Francia non mi sta piacendo per nulla, soprattutto perché sta prendendo controllo della Spagna. E quindi dobbiamo fare subito qualcosa. Ora, quindi muoviamo le nostre unità qui. Intanto le navi le voglio mandare qua giù, che mi serviranno. Ok. Sì, posso mandare anche un paio di navi di trasporto per aiutare appunto il trasporto. No, direi di non andare tanto su idee di esplorazione al momento. E quando posso fare le prossime idee tra teocrazia moderna, che sarebbe tra un po'. Le nuove idee poi dopo voglio fare definitivamente idee navali. Oltretutto anche ho notato che c'è un evento che si può sbloccare. Che è Sing Britannia Rule the Waves. Non so se la conoscete. Se leggete il testo qua che c'è scritto, è abbastanza figo, perché è un testo, è una, la solita canzone da inglesi, ecco. La canzone è molto carina. Ok, qua ho bisogno di altre truppe. Non mi bastano queste 10. Oltretutto ho bisogno di un altro generale. Fatto che sono già sorpasso i leader massimi, quindi non posso nemmeno utilizzare la regina. È un vero peccato. Quindi direi di non prendere nessun generale, se no finisco in malus con i punti militari. Però credo che queste unità possono bastare, anche se sono sprovviste di generale, per far fuori queste unità dell'Aquitania. Loro hanno... Ah, oltretutto, mi ero dimenticato di dire. Pam, protestantesimo. È sbucato fuori nella città di Brabant, dello stato indipendente di Brabant. E
Buongiorno. Protestantesimo sarà duro da contrastare. Dico solo questo. Probabilmente io diventerò protestante perché ha dei bonus molto interessanti. Solo che cambiare ovviamente religione primaria comporta degli svantaggi da considerare. Quindi dobbiamo fare qualsiasi decisione con... come si può dire? Dobbiamo proprio studiarcela questa decisione se vogliamo farla. E poi oltretutto non adesso, che adesso abbiamo gravi problemi di stabilità. Ok, qui li ho pinzati. Iniziamo ad assediare tutto. Spezziamo la flotta in due. Una flotta dovrà tenere i porti di Languedoc. No, l'altra flotta... Ma facciamo che la flotta da trasporto terrà i porti del... di La Bird. Non so se la pronuncia è corretta. Ok, siamo ancora qui. I mercanti sono un po'... tristi e io spendo un po' di potere diplomatico. Oltretutto possiamo costruire una flotta grande. Solo che ho i soldi, sì, in teoria io ce li avrei i soldi per costruire una grande flotta. Sì, partiamo subito. Oltretutto poi dopo dobbiamo difenderci in qualche modo da invasioni navali. E intanto... sì, ero anche in guerra contro gli svedesi, però stando sempre dalla parte dei norvegesi. E se le stanno prendendo qua i norvegesi contro gli svedesi. Qua la Norvegia è una nazione particolare, non so se posso dire che è forte o se è debole. Stesso per la Svezia. La Svezia è massacrata dai danesi, però i danesi... però gli svedesi comunque se la cavano. I danesi senza dubbio non... alla fine non so nemmeno senza... con i danesi se dire se sono potenti o meno, perché hanno tantissimi territori. Però alla fine hanno conquistato non territori così difficili. Tutti questi principati russi non è che sono proprio difficili da conquistare. Quindi si può anche capire questo. Oi, qua mi hanno attaccato e non li ho visti. Ok, questa battaglia qui. Stiamo vincendo. Sì, molto bene. Ora distruggiamo totalmente l'esercito dell'Aquitania. La protezione del commercio. Per vincere questa guerra dobbiamo massimizzare le nostre entrate. E il commercio è una risorsa che non dobbiamo, di cui non dobbiamo dimenticarci. Dobbiamo assicurarci che le nostre navi proteggano il nostro commercio. E oltretutto che ci siano uomini pronti a rimpiazzare le perdite. Sì, deve essere questa la via. Quindi abbiamo protezione del commercio più steering navale, di steering commerciale. E anche... combattimento con le navi leggere aumentato. Che abbiamo vinto la battaglia contro gli armagnacchi. E ora continuiamo a spostarci un po' in giro. Intanto guardiamo un po' che cosa succede nel mondo. Ci sono i Bejaidi che se le stanno prendendo dalla Francia e dall'Aragona. E anche dallo Stato della Chiesa. Forse c'è una crociata contro di loro, probabilmente. E oltretutto la Francia ha preso il Piemonte. E anche Nizza. Ah, la Francia sta diventando una potenza... temibile.
Il protestantesimo si è diffuso alle Azzorre. Merda. La Francia diventa potente. Dobbiamo trovare un modo per contrastarla. Soprattutto se voglio tenere i miei domini, appunto, in Europa. Nel continente europeo. E non solo sulle isole britanniche. Se Lussemburgo ha un diritto di passaggio, te lo posso concedere. Tanto la Bavaria forse è la nazione che sta diventando più potente dentro... dentro la Germania. Oltretutto guida un'unione personale con la Prussia, che sarebbe questa. Che la Prussia, ricordiamo, che è una nazione che può diventare molto potente grazie alle idee. Ok, abbiamo preso Languedoc. E ora possiamo andare ad Armagnac e finire l'assedio. Ok, ora non abbiamo più un claim su Leinster. Ah, e ci sono disordini religiosi a Cipro. Tu vuoi pace? Tu vuoi cedere Languedoc e Toulouse? Ah no, preferirei prendere Périgord e Toulouse. Oppure... anzi, preferirei prendere La Bird e Périgord. Però non ancora, aspetta. Prendiamo un po' di punti. Ecco, siamo quasi al 99%. Anzi, siamo al 99%, tra poco siamo al 100%. Credo che può bastare così. Facciamo un po' così. Tu devi rinunciare a qualsiasi claim sulla Gascogna. Devi restituire un bel po' di province all'Aquitania. Anzi no, l'Aquitania a me non è che più non è che interessa più di tanto ultimamente. Sì, comunque rompi i trattati con la Francia. E io mi prendo anche questo. Questo farà incazzare la Francia tantissimo. Va, Périgord te la concedo. Però mi devi dare tanti soldi. Devi anche darmi tutto il commercio. E riesci anche a concedere qualcosa al mio alleato? No. Allora va bene così. L'Aquitania si è fatta una figura di merda. Totale. E ok. Ora abbiamo anche un piccolo dominio in Francia, uno in più. E questo è una buona cosa. Soprattutto perché... voglio avere delle postazioni commerciali nella zona commerciale di Bordeaux. Che è una buona postazione commerciale. Non è tra le migliori del gioco, comunque. È qualcosa. La Francia si sta espandendo un po' troppo. E a me non piace. Soprattutto in Italia. Ma è possibile che nessun altro stato... La Bird. Dov'è? Ah, questa che ho appena conquistato. Non è possibile che nessun altro stato d'Europa sta facendo qualcosa contro la Francia. Oppure sono tutti peace and love, love you long time. Odiano la Polonia e la Bavaria. Allora la Bavaria potrebbe essere un buon alleato. Ah, io non ho messo nemmeno i rivali, dovrei mettere la Francia, sì. Ok, portiamo via tutte le nostre truppe da qui e spostiamole a Glamorgan. Intanto qui le mie navi. Teniamole. Oh, voi state prendendo un bel po' di attrito e sto per perdere tutta la mia flotta. Tornate subito indietro. Subito, subito. Via, via, via. Veloci. Più veloci. Dai, non le devo perdere per una maniera così stupida.
Tanto sta crociata mega contro i Bejaidi la stanno vincendo. Però la Francia non si deve prendere assolutamente nulla. Magari devono concedere un qualcosa all'Aragona. Ok, la mia flotta si è salvata. Continuiamo a fare navi pesanti. Ok, perfetto. Portiamo via tutti gli uomini che sono qua alla board. Compagnia monopolizzante fondata. Sì, aumentiamo l'efficienza commerciale e guadagniamo anche potere amministrativo. Ah no, ho appena fatto delle navi nuove e adesso abbiamo le caracche. Oh, non l'ho visto. Allora, navi nuove, via. Possiamo costruire nuove navi. Le caracche. Io sono un po' più potenti. Sono tanto potenti rispetto alle altre. Fammi vedere. Sì, l'Aquitania chiede il diritto di passaggio, glielo concedo volentieri. Ora la Francia controlla la curia papale. Tanto devo mandare un po' di cardinali. Se adesso la Francia controlla la curia papale, non è un bel problema perché potrebbe scomunicarmi in quanto io. Il Papa mi odia. E la Francia odia me. Quindi mi aspetto una scomunica. Se mi scomunica, io passo dai protestanti, credo. Ok, la colonia Amoron è diventata autosostenibile. E ora c'è una nuova colonia a Guantanamo. Molto bene. Paghiamo altri cardinali. E quando posso annettere diplomaticamente? Nel 1526 l'Irlanda. Va bene. Tanto vediamo come siamo messi a tecnologia rispetto al mondo. Siamo un po' indietro. La Norvegia è sicuramente molto più avanti. Hanno tecnologie amministrative a 10. Noi siamo solo a 7. Siamo molto indietro. Anzi, Württemberg forse è stato più avanti. Anzi, Lussemburgo. Bisogna contare però il fatto che noi abbiamo problemi amministrativi e continuiamo a boostare la nostra stabilità perché sennò ce la prendiamo di santa ragione. Qua, paesani irlandesi. Dai una mano, va. Ehi. Questi paesani non vogliono morire. Ok, qui dovrei anche fare dei core. Uno a Lothian e l'altro sto già facendo alla Bird. Ah, puntiamo altri cardinali su Lucia. Puntiamo altri cardinali, puntiamo altri punti su Lucia. Puntiamo altri cardinali, detto così è un po' brutto. Ok. Tanto l'Austria chiede i diritti di passaggio con chi si in guerra con la Francia. Tanto il sacro umano culo, come sta andando? Tu sei delle Fiandre. Le Fiandre sono l'imperatore. L'imperatore delle Fiandre. Ah, buono. Sì, effettivamente serve una posizione così vicina ai francesi. Un imperatore. Però non so fino a che punto può servire. Io direi di supportare un po' di ribelli. Soprattutto nazionalisti pisani. Non lo so. O nazionalisti avignonesi.
Sì, nazionalisti avignonesi. Supportiamo un po' di ribelli. Ah, è morta la nostra regina. Adesso abbiamo Leonardo primo brancazzo, che ha 052. 0 di amministrazione non mi piace per niente. È un nuovo erede, Pierre. Matrimonio con l'Irlanda, sì. E il protestantesimo si diffonde nella Loira. Ah, la situazione sta diventando un po' critica. Tanto non paghiamo un attimo le truppe. E oltretutto facciamo nuove navi. Nuove caracche. Perfetto. Qui come stiamo andando, ragazzuoli? Ah, bene. Cuba è quasi totalmente presa. Quasi totalmente colonizzata. Dobbiamo solo finire di colonizzare Guantanamo. Poi abbiamo tutta Cuba. Cuba inglese. Particolare. Molto particolare. Tanto la Francia se le sta... No, sta vincendo contro l'Austria, Würzburg e Suevia. Eh sì, sei contro tanti, e tu? Zelotti protestanti. Ah. Effettivamente li lascerei anche fare. Perché effettivamente il protestantesimo io un po' lo vorrei. Anzi, posso subito cambiarlo se voglio. Ah. Frammentazione nazionale. Aumentiamo gli sforzi di centralizzazione. Cosa comporta cambiare? Tutto... Tutto... Perdo stabilità, però devo essere a stabilità 0. E guadagno tanti soldi. Perché prendo i beni della chiesa, in poche parole. E l'Oxfordshire cambia a protestante. Non ha un cazzo di senso, perché tu dovresti cambiare a protestante. Non ho idea. Ah... Corruzione. Io non c'ho voglia, però ignoro un po' la corruzione, perché se no veramente devo spendere troppi punti per aumentare la stabilità. E fermiamoci un attimo da fare un... Ah, arrivano i francesi a darmi la mano. Oh, bravi francesi. Tanto c'è una malattia che si sta diffondendo a Guantanamo. Possiamo dare una mano, sì. Possiamo mandare un po' di cose mediche. Non so, credo medicine. Sì. Ci sono dei rivoltosi protestanti intanto anche a Derby. Combattiamo i protestanti. E direi anche di fermare il supporto ribelli, perché mi sta costando abbastanza. E attualmente ho un po' bisogno di soldi. Ok, possiamo aumentare la stabilità? Sì, lamentiamo subito. E adesso andiamo a far fuori quelli a Derby. Ok, fatti fuori. Tutto quanto tra poco. Sempre il 24, rimane 1524, diventa mia. L'Irlanda. Tanto Cipro invasa dall'Ungheria. Oh, dicevo, Cipro, stai diventando potente. In realtà no. E la Grecia ha preso questo. Tu sei di cultura sempre serba. Serba, anzi.
Dobbiamo più un claim su Connacht. Abbiamo anche perso il caso Sbelli contro Castiglia. Oh, Aragona, sei diventata potentissima. Si è alleata con la Francia. Oddio. Francia, ti trovi gli alleati migliori. Questo te lo devo dire. Ehi, io non voglio. Oh, il Mali. Sei bello grande. Oh, non pensavo che fosse così potente. Devo aumentare le idee di qualità. No, forse è meglio stare un po' fermi e puntare tanto sulla tecnologia. In particolare su quella amministrativa, però quella amministrativa non è che possiamo fare un granché. Direi di non aumentare la stabilità, tenerla un po' così, anche se è dura. E tentare di puntare sulla tecnologia tanto. Che se no rimaniamo indietro è un bel problema. È un gran bel problema. Tanto vediamo un po' le culture, come sono diffuse nel mondo. Qui abbiamo Citana. Sì, Cotone a Guantanamo. Italiano da qui. Egiziana. Greca. E qua mongola e russa. Tutto restantesimo Oxfordshire. E qua ci sono lapponi, estoni, lituani, tedeschi, prussiani vecchi. Ah, reclute che non vanno bene per il reclutamento. Aia. Mannaggia. Ok. Tanto il protestantesimo si sta diffondendo un po' ovunque e le mie uniformi fanno schifo. E siamo veramente messi male. Rimettiamoci nel Glamorgan. La situazione è abbastanza difficile per l'amministrazione statale, anzi, in questa partita siamo in una situazione difficile per l'amministrazione statale. E oltretutto a Brandeburgo hanno disordini religiosi. Ah. Vediamo un po'. Praticamente c'è un movimento di chiusura. In cui praticamente tutte le persone lasciano le campagne e vanno a vivere dentro le città. Però ha creato questo movimento qui, ha creato una classe di poveri. Che questi poveri vogliono immigrare nel Nord America per trovare fortuna. L'unica cosa che non faccio nessuna riforma. Perché voglio prendermi stabilità. Lascio la situazione com'è. Mando persone negli Stati Uniti, va benissimo. Non importa. Stati Uniti, nel Nord America, ecco. Ah, ok. Almeno adesso abbiamo una stabilità non troppo negativa. Glory for Brancazzo. Ah. Dei studenti, dei anabattisti, non so come si possono chiamare, dei monaci, hanno fatto delle ricerche su antichi documenti e hanno tracciato l'eredità della nostra dinastia fino a Giulio Cesare stesso. E questo potrebbe essere usato a nostro vantaggio. O possiamo prendere prestigio o legittimanza. Direi legittimanza. Quindi Brancazzo è ufficiale. Discendono da Giulio Cesare. Molto bene, Brancazzo di Giulio Cesare. Ah, che glorioso. Ah, il Brancazzo di Giulio. Dimmi te, gli eventi di questo gioco qua sono fantastici. Come fai a non amare un gioco che ti fa
fa venire fuori degli eventi del genere. Il brancazzo che discende da Giulio Cesare. Ah, è morto un nostro generale. Possiamo fare una nuova tecnologia militare. Sì, possiamo fare dei campi d'addestramento anche. Però non li farò. Al momento. Ok, siamo... ancora nel 18, quindi dobbiamo ancora aspettare un po' prima di annettere diplomaticamente l'Irlanda, il Ducato d'Irlanda. E ok, gente, credo che per questa puntata sia tutto. Stiamo praticamente modificando il nostro regno, anche se soffriamo per tecnologia, stabilità, però stiamo andando verso una direzione di potenza. L'Inghilterra sta diventando potente, adesso abbiamo anche tutte le culture inglesi primarie e possiamo anche formare la Gran Bretagna, che è un grande vantaggio con tutte le culture che ci sono in Scozia e in Irlanda, soprattutto visto che praticamente la Gran Bretagna accetta tutte le culture appunto della Bretagna, delle isole britanniche. Quindi per questa puntata è tutto, votate e commentate, ci sentiamo alla prossima, gente, dall'Ares tutto, ciao.